Oggi iniziamo la giornata al mercato di Serekunda, esatto, che è uno dei più grandi del Gambia. Comunque qua raga portano veramente oggetti enormi in testa. Quello ha una roba che potrebbe essere un frigorifero tranquillamente in testa. Come ci sono, c'è criminalità, ci sono tanti furti e... No, io sono qua, magari ci sta, ogni paese, certo. C'è qualcuno buono, qualcuno non è cattivo, capisci? La strada tu vedi come ti pare, non c'è questo, non c'è cartelli, niente. Bro. Alhamdulillah. Non voglio mai non fare le cose. Ma ce n'è tanta? Ce n'è tanta di polizia. Fino a capitale, prendono poco. Al mese 100 euro. Iniziamo subito, primo giorno in Gambia, col botto. Esatto. Stiamo andando in questo esatto santuario dei coccodrilli. Mettilo, dai, io vado, ecco. È persona che ho questo, è 10 persone qua. Ah, ok, sì. C'è qualcuno dentro praticamente. We have almost 10 of them here. But you see today, because of the rain, the ground is very cold. Okay, so they don't want to stay here, most of them went in the bush. Okay. In the pool, also no, because when the rain come in the pool, so water come from the ground. Uh-huh. So that water contain many leech. Mm. You know leech? Leech. No. Leeches, okay. They come from the ground, uh-huh. they stick on them, they soak their blood. Oh, okay. Zek. Yeah, so okay. That's why right now, all the crocodiles have been in the bush standing waters. They are almost a sent crocodile. Oh, yeah. Okay. So every day, those 150 kilo pescado for sent crocodile to come in. Wow. Interesting. It's very friendly. Yes. So you touch, take photo, no problem. Okay. But, okay. I'm okay. Però magari mi lo tocca lui. Ok. Vai con lui. Vai. It's only the head. Yet no. Touch. Okay. But the body, no problem. They lay egg. Uh-huh. But one crocodile, 20-30 egg for one crocodile. Wow. So I have to reduce the egg to control the population. Okay. Any egg you take from the crocodile, that egg is dead. So this one is only for people to see. Mm-hmm. Okay. Yeah, but many Italiano like this one for omelette. Yeah, you also try one. La cosa che ci ha detto la guida, molto interessante, è che praticamente uno su 20 circa è albino, quindi essenzialmente è un coccodrillo totalmente bianco, e quando è piccolo gli altri non lo accettano, quindi lui esce fuori, vive anche 10-20 anni fino a quando non diventa grande e poi ritorna tra gli altri, perché poi è diventato abbastanza grande, quindi non possono più cacciarlo. E il fatto di avere un coccodrillo albino è una cosa importante per loro, nel senso che ogni tot ritorna nella piscina. Loro credono che qui arrivi il venerdì e le persone, sia del villaggio sia turisti, vengono apposta qui il venerdì per vederlo, perché si dice che appunto porti buona fortuna. Siamo nella zona di Senegambia. Eccoci arrivati, che dovrebbe essere la zona più turistica, no? Giusto? È la zona giusto. Più turistica. Sta imparando. Io non ti spiego niente. Questa è la zona che non dorme mai, è la Manhattan, del Gambia. Con discoteche, casinò, tutto quello che volete. Una cosa che ci sta sorprendendo positivamente è che qui le persone sono comunque molto gentili e discrete. Non vengono mai lì a cercare di venderti qualcosa. No, sono tutti molto carini. Come invece era in India, che veramente vengono ti sentivi oppresso. Sì. Sarà anche che siamo con la nostra guida, Però... Sì, siamo accompagnati, quindi sicuramente fa un po' di differenza. Però c'è un'atmosfera molto diversa. Siamo da Figaro, ristorante italiano. Se fanno la pizza così, Fiammetta viene qua tutti i giorni. È la fine. Ho preso un chicken sandwich, che in realtà è una baguette ripiena di pollo, dai, speriamo. Cipolla e varie cose. Dai, le porzioni sicuramente sono abbondanti. Sì. Ci stanno. Abbondanti. Io invece ho preso un panino col pesce e anche qui direi che ce n'è. Guarda cosa salta.
bella foto, bella foto. Mettila, mettila. Non ti metti sul corpo. Che m'ha fatto? È salita sopra? Ciao, bro. Vieni qua, invece ci sono queste altre che sono colorate di rosso. Attenta, attenta alla coda. Non poteva mancare la sosta nel supermercato. Mio posto preferito, 20 gradi, uscirò con la tosse, però ci però piace così. Il supermercato. Ce l'abbiamo. Allora, noi in realtà siamo qui a cercare sapone per lavarci e shampoo, perché ovviamente ce lo siamo dimenticati. No, in realtà l'ho preso nelle mie dosi. Nelle sue dosi, che vuol dire lavarsi una volta a settimana. Non è vero. Però mi devo lavare 3 volte al giorno, per quindi me c'era lo mi serve. Beh, possiamo prenderci anche qualche cugina da portarci appresso. Top. Andata. Con questo laviamo anche i piatti. Il parcheggio della macchina è effettuato dentro quegli alberi lì. E qui c'è già il mare. Siamo praticamente sulla sabbia, qui ci sono le barche, le persone che di là stanno lavorando, stanno preparando delle reti per andare a pescare. The fishing area. Ah, ok. And that's industrial. This is their trap. Ah, la trappola, yeah, ok. The trap. We are normally now in before the afternoon. They already make their trap. And this is the flower we call casuarina. You can see around in the hotel site. Okay. So this one they will go and throw it like 6 meters deep. Yeah, men's they go for fishing and women's they do cleaning. Oh, okay. You can see. Hello. This, you know this one? Oh, no. What is it? This is, we call it snail. Normally we call it mussel fish. Oh. Normally women's they broke it. You see so this? Big. It's from this one. This one, sorry. Oh wow. Yeah, wow. That's the stingray. Stingray. Wow. So like this we call it muscle fish, no bone inside, but normally it's good for the man. Yeah? Yeah. Vedi, quindi quando non stanno a pescare o a lavorare si mettono a giocare a calcio. È giusto. Sono sempre in movimento. These are the fish, not fresh one. Ah, these not are fresh. The rotten fish. Okay. You see how they clean it. After here they will clean it. And they will take it to the drying table where the women they do drying. Drying, okay. Yeah, they will put some salt there. Also, no preserving, no bacteria. Okay. Pineapple. Ah, pineapple. Okay, okay. Sorry, siamo qui a goderci il tramonto con un cocco che ci ha appena aperto. Il ragazzo di prima con la maglietta di Bob Marley ci ha chiesto anche se volevamo qualcosina, ma niente. E qui praticamente ne sono usciti 2 bicchieri pieni, questo è il mio e quello di fiammetta. E stupendo. Prova assaggio, sa di cocco, sì. Gusto ovviamente meno dolce rispetto alle bevande di cocco che abbiamo noi, però stranissimo. Strano, sì. Oggi pranzo super local di fronte al mare. Tutti insieme. Panno canna. Abbiamo pesce appena pescato di diverso genere. Riso, ma è super saporito. Sì, è vero. Sì, loro ho mixato tutti insieme. Da noi il riso non sa di niente. Lo so. Oh, welcome. They are friendly lobsters. This is called welcoming. So we call them blue lobsters. Blue lobsters? Yeah, these are blue lobsters. Wow. Yeah, all the hotels in Gambia, they all come here to buy lobster. Okay. Because here is the only place you can get lobster and the calamaris. So they put them in the cold sun. There are more here? There are more here. So they sell like 1 kilo. It's like 1,500. 1,500. This is the one we're talking about.
You see the teeth like human being. So we call it smiling face. This is the one they normally cook if you're in the restaurant, you know. And that's the prawns we got here. So enormi. Yeah, very big. They're big. Yeah, here yeah, we got the big ones. Wow. Yeah, this one also, they normally sell them into kilos. Mm-hmm. So maybe 1 kilo, you can get 5-6 of this for 1 kilo. Wow. Okay, so. Quindi lì c'è il mare dove vanno le barche a pescare. Qui ci sono le barche che rientrano e direttamente qua dietro c'è il mercato del pesce. Esatto. Più fresco di così. Chilometri zero. Esatto. Ma non fa neanche i chilometri, farà 200 metri. Metri zero. These are your trees, level 3. Ok. And then you have level 5 upstairs. Oh, ok. And then that one, you have level 2. Level 2. Okay. And that belt, you have level 1. Okay. So in the afternoon, we have level 4 and level 6. Then the people were not from Bazan with the idea of Western education. Okay. They were only interested in agricultural farming, uh-huh. You know, to make their living. Okay. But gradually, as we sensitized them, as they were sensitized, you know, they accept the idea of Western education. Okay. So we were all sent to school. Hello. Yeah. Hello. Yes, Hello. Nice to meet you. Grazie di essere. Sì. Entra, entra. Entra, entra. Hello. Hello. Sit down, sit down. You can see, as I was explaining, we don't have enough furniture for the children. Mm-hmm. So we have to find combined benches so that the children can sit. Okay. So we don't sit have together. Yeah. So we don't have enough table. Yeah. You know, for them to sit. So we have to put them together. Okay. Is it like 20-25 children per class? Or? We have some classes. We have about 60. 60. Oh wow. Yeah, because we don't have enough furniture. Okay. We don't have enough tables. We don't have enough chairs. Yeah. So we have to improvise. Yeah. Hello. Nice to meet you. Hello. What's your name? Yes. Hello. What's your name? Yes. Yes. Alex. Okay. Nice to meet you. Amu. Amu. Dad. 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 We don't have enough table. Yeah. We don't have enough table, we don't have enough chairs. This is our problem in this. It's about 2,222 students. Ooh, wow. And that is why we have to divide them. Some come in the morning and some come in the afternoon. So we have to sit. Mm-hmm. So when I come in the morning, up to 6:30. Do you have enough teacher? No, we don't have enough teacher. Today they brought one teacher. Uh-huh. We need about 7 more teachers. Questo è tutto un altro pezzo della scuola. Tutto questo è tutta scuola. So this one. Okay. Is full. Uh-huh. We are looking for sponsor. Okay. To knock the building down. Mm-hmm. And put an assembly hall. Ah, an assembly hall. Yes. Okay. So that during assembly all the children can get in. Mm. Or even when we have meetings, okay, all the teachers can fit in. But we are yet to have sponsor. Yeah. Ci lasciamo la scuola alle nostre spalle perché adesso andiamo a fare shopping cooking per class. La cooking class. Quindi cucineremo cibo tipico. Oggi non si mangia. Esatto, stanno dicendo a Fiammetta che deve cucinare, cosa che non succede mai neanche no, a casa. No, quindi. Però prima ovviamente bisogna fare shopping. Hello. How are you? Hello. Thank you. Io sono Davide. Io ma che ogna. Alle mangò ogna. Ai da. Quando è fanno fa da boy giorno na basa. Hi. Hello. How are you? Good, thank you. So you anyway Gambia? The smile cool stuff I feel. Yeah. Io la per garantire anche mamma. Ok, meno male che c'è lei perché sennò ce l'hai già gli ingredienti sono complicati.
complicati. È difficile. Poi ci facciamo spiegare cosa ha preso. Esatto. E come si usano. Ah, guarda quanto pesce che c'è, guarda che roba. Tantissimo. Ci siamo spostati, prima eravamo nel cortile lì dentro, adesso siamo qui fuori da quest'altra signora. Meno male che c'è lei che sta contrattando e si sta facendo tirare fuori le cose migliori. Siamo ritornati nel cortile iniziale perché mancava il pesce, ha voluto confrontare. Sbattuto con te. Vabbè, tutto insieme, tanto poi in pentola tutto insieme, quindi che ci siamo a fare problemi. Quindi, ultimo ingrediente comprato, riso, ovviamente. E penso che adesso ci rimanga solamente cucinare. Ok, sorry. Oh, yes, sorry. Qui stanno vestendo fiammetta, si sta preparando a cucinare. Cappello e grembiulino. Esatto. Oh, you are so beautiful. Thank you. Girati di qua, facci vedere. Thank you. Non ho dovuto cambiare taglia perché fiammetta è troppo magra e quindi l'hanno messo il grembiule delle bambine. Thank you. Qui la boss sta spiegando a fiammetta cosa hanno comprato. Le suona, le suona. Io non ho dato no, can you show me? E mentre che sono seduto ad ammirare fiammetta al lavoro con il coltello, vi spiego un po' come funziona qui. Allora, siamo a casa di una famiglia locale. Praticamente gli uomini devono andare a lavorare, assolutamente, escono la mattina e devono ritornare a casa con dei soldi, se non lo fanno le mogli si arrabbiano, mentre le mogli stanno, le mogli in realtà le donne in generale, perché le famiglie qua sono molto numerose, di base hanno almeno 3-4 figli e vivono tutti quanti insieme sotto lo stesso tetto. Le donne invece escono la mattina, molte di loro magari hanno un orto, quindi si fanno una, due, tre ore per andare a vendere le verdure al mercato e per mangiarle anche con altri prodotti, come ad esempio carne fresca, pesce fresco o altre verdure che invece non coltivano. E una volta fatto rientrano a casa e cucinano per tutta quanta la famiglia. Smolla, smolla. Cosa? Quando si dice cercare il pelo nell'uovo, qui Fiammetta sta cercando le pietre del riso. Esatto, dei piccoli sassolini neri del riso. Adesso bisogna sciacquare il riso e c'è il pozzo qui nella casa. La cottura del pesce e delle verdure è terminata. Adesso, esatto, il turno del riso. Ecco perché viene così saporito il riso. Perché nella stessa acqua c'è tutto. Sì. Bene, adesso concorrenti di MasterChef, è arrivato il momento impiattare. Di impiattare. Ecco qua. Ok, faccio. Next one. Video, you can see. This one here. Yeah. Adesso, un momento assaggio, allora, vediamo se Fiammetta è stato bravo a cucinare. A bere. No, ma guarda, volta fa, volta fa assaggio a butte, fa qui in bel fa. Non assaggio, ma non cade per te. Yes, ok. Ma di fa mai, che non fa ne. Buono? Niente, amore, buono. Before you finish everything. Niente, che thank you. Ci no, dicono di mangiare anche, non solo riprendere, sì, che sennò mangiare. Finisce tutto. Sono carini. Che dici di questa sorpresa? No, sono stati troppo carini davvero. Ieri non vi abbiamo più aggiornato perché essenzialmente siamo stati male. Tutte e due, è stata una nottata bella tragica, ma secondo me era prevedibile. Data la giornata di ieri, veramente un po' too much come condizioni igieniche, secondo me. Non abbiamo retto. Però vabbè, siamo vivi, sopravvissuti alla notte. E siamo in un hotel super occidentale. Aliu della guest house ci ha portato qui perché ha visto che eravamo un po' pieni. Eravamo al limite, ci serviva al del cibo occidentale. Serviva.
E infatti stiamo mangiando due ottimi panini, patatine fritte, e siamo qua sul mare e c'è anche qualche piscina qua in questo hotel, quindi è un posto molto occidentale. Ci sono una quantità di mangrovie, ma soprattutto sono enormi, stiamo per affondare. Aspetta, volevo riprendere, aspetta. Vado. Non è che tu bilanci molto, eh? Quanto chili tu ce l'hai? Troppi. Ma una mina che ha spostato qua, però guardando questo quadro. Oh, no. La barca si stava arrivando. Laggiù c'è anche l'alloggio preferito di Fiammetta, ovvero ci sono due lodge sull'isola, completamente immersi nella natura, senza nessuno intorno. Vabbè, che roba. Qua sul fiume, oltre ad esserci tantissime barche che appunto portano a fare il giro in mezzo alle mangrovie, bellissimo, qua ci sono tantissime barche di pescatori e ci sono tantissimi ristoranti dove poter mangiare. Il fatto è che, diciamo, i prezzi, ovviamente sono prezzi per turisti, ma sono comunque bassissimi. Ad esempio c'è, questo è il menù del giorno, tutto quanto fresco, c'è l'aragosta a 800 dalasi, che più o meno a spanne siamo sugli 11 euro, e che abbiamo preso, che la vogliamo provare. E poi ci sono i loro gamberi grigliati, che sono praticamente, cioè non sono i gamberi quelli a cui siamo abituati noi, sono dei gamberi giganteschi, che anche lì il prezzo è simile, quindi veramente super economico. Vediamo adesso come sono. Questo è il nostro tavolo direttamente fronte fiume, con questa vista. Eccoci qua, sono arrivati i gamberoni, che cerco di farveli vedere. Sono, iniziano qui e finiscono qua. Il piatto è, cioè, già grosso di suo. Guardate che roba rispetto, non si capisce, va bene. E qui c'è... abbiamo l'aragosta, guardate che roba. Anche questa bella grande. Ah, eccola qua l'altra parte. Questa è una metà. Sì, una metà e l'altra metà. Questa è l'altra metà. Speriamo che questa salsa sia ok, però insomma è un posto turistico, anche se non c'è nessuno, però in teoria è per turisti, quindi speriamo che vada tutto bene, dai. È enorme. Io qua sono riuscita a tirare fuori la mia aragosta. Dobbiamo combattere con un po' di mosche che ronzano in giro, ci sono anche le api. È buona. Questa salsa lascia un è po' strana, desiderare. Sì. Se non ci fosse sarebbe meglio, però il pesce è buono. No, cioè, questo è ancora più grosso dell'altro. Monkeys, three species, all small monkeys, you have the red patas monkeys, the red colobus. Siamo appena entrati nella riserva con la stessa macchina con cui siamo arrivati qua, quindi... sarà un percorso molto wild. In teoria ci dovrebbero essere un po' tutti gli animali africani classici, quindi zebre, bufali, antilopi, leoni e giusto di più. Però appunto in teoria non sarebbe la stagione delle piogge, in realtà piove, quindi dovremmo un po' essere fortunati a vederli. Questa è la situazione, questa è la macchina. Qui c'è Fiammetta che si regge. Esatto. Sta attenta a non sboccare. Lì c'è la guida pronta ad avvistare qualsiasi cosa. Esatto. Only grass. They eat only leaves and they like specially acacia leaves. E qui c'è la mamma. Safari finito. Esatto, safari finito. E qui a Fatala, cioè come vedete nel menù, solamente la pizza, quindi ci siamo dovuti adeguare e proviamo. L'aspetto è particolare, devo dire. Però vabbè, il forno a legna c'era, quindi dai, adesso assaggiamo. A me non è che convinca molto questa pizza, eh. A parte no. Che loro hanno la concezione che una pizza del genere basti per due persone. Sì, sì, eppure mangiano un botto di riso. Cioè le altre porzioni che abbiamo preso, riso e carne, cioè, ma saranno state due pizze a testa in confronto, no? Sì.
Boh, si vede che loro i carboidrati così, non so. Non riesco. No. È troppo. Siamo qui ad aspettare di salire sul ferry. Esatto. Adesso sono appena arrivate le persone con la prima nave, che praticamente hanno di tutto di più. C'è chi viene a lavorare dall'altra sponda del fiume, chi porta raccolto altri beni da vendere qui al mercato di Banjul. Gente che ha veramente di tutto, c'è quel ragazzo lì giù che sta portando un pannello solare, va bene. Come ci ha detto la guida, loro importano veramente tantissimo cibo dall'estero, tantissime verdure e tantissimo riso, anche ad esempio da stati come il Pakistan, perché qui dalla Turchia, sì. Perché questo appunto è uno degli stati più densamente popolati dell'Africa, sono 2 milioni e 7 di persone, tanto che praticamente la metà della superficie del Gambia è il fiume, quindi ho preso queste da mangiare, che è frutta secca non ben identificata ma molto buona. Prima di arrivare all'isola c'è una tappa che si può fare, che è quella qui nel museo. È un museo, sulla schiavitù, e prima la guida ci ha detto che era un edificio utilizzato dagli inglesi, quindi un edificio coloniale che poi dal 96 è diventato un museo. Museo. Le villa sono di quello Acapulco, Shaku, Grandi Ayol e Fulda. Tutta la materiale use and then. Questa è un'altra parte del museo che parla delle nuove generazioni. Qui questa infografica è stata donata da Kevin Turner degli Stati Uniti, in cui ci sono delle personalità famose con antenati. Qui ovviamente c'è anche la parte dedicata ad Alex Haley, l'autore del libro Radici, che ha poi reso famosa la storia di Punta Quinte. E qui ci sono anche le foto di lui che va ad intervistare persone locali. Ci siamo spostati nel punto più vicino, proprio di fronte all'isola, che si vede, che è lì giù in fondo. Qui c'è un cannone costruito dagli inglesi per provare a fermare nel 1830 la tratta illegale degli schiavi, perché come ci ha detto la nostra guida è stata abolita dal Regno Unito nel 1807, però continuavano illegalmente a commercializzare gli schiavi. Quindi hanno costruito questo cannone che puntava direttamente sul mare per provare ad intimidire e a fermare le navi. Appena sbarcati sull'isola, che è incredibilmente piccola. Punta Quinte Island. L'isola di Punta Quinte. Per questo nostro viaggio siamo partiti da qua, da Sanyang. Siamo arrivati in macchina fino a Banjul. Da qui abbiamo preso il primo traghetto. In macchina siamo arrivati nei due villaggi, dove c'è il museo, dove c'è la statua del Never Again. E adesso invece siamo qui, al James Fort, proprio in mezzo al fiume. Because Punta Quinte was the Mandinka warrior who was born 1750. 1767 he was captured into slavery, but decided to run and then come back to Africa. Questo qui fuori è quella parte che vedevamo del forte. Questo è l'interno dove tenevano le persone più in salute, dove le tenevano in gabbia. Qui c'entravano 10-15 persone e loro vivevano qui dentro, praticamente al buio. Questa era l'unica sorgente di luce che avevano, da cui gli davano il cibo e l'acqua. E qui ci sono ancora i segni delle catene di dove incatenavano quelli che si osavano ribellare, e questo è uno dei punti dove ancoravano le catene. Ed è veramente, adesso siamo con una camera in grand'angolo, ma è veramente piccolo. L'esterno è lì, c'è la finestra, veramente minuscolo. Qui ci sono queste rocce in cui all'interno veniva acceso un fuoco e venivano marchiati gli schiavi che arrivavano qui. La guida ci ha spiegato che c'erano due segni, due mark sugli schiavi. Uno era dato dalla compagnia che li andava a prendere, che li catturava, e un altro invece erano marchiati poi anche quando arrivavano dal padrone che li comprava, per cui lavoravano la terra. Thank you. Ci hanno servito la specialità della casa, che è questo riso con stufato. Cioè è veramente
enorme, è grosso quanto la mia mano, infatti fin a metà penso che non lo mangerò mai. Qui c'è la bambina a cui abbiamo regalato questo yo-yo. Dopo il pranzo, giretto defaticante qui nel mercato. Ti ci ha appena detto che tutte le vetture che vediamo, questi taxi, che sono la maggior parte Mercedes e Volkswagen, le hanno pagate anche un sacco, cioè hanno pagato tipo 6.000 euro a macchina. Esti, per cavolo voi, this is Barra Central, you know? Everybody know justice. Abbiamo anche aspiranti creator qui. Esatto, abbiamo le comparse. Then the transport, the big transport. This is Opanyomi Albreda, that is Kunta Kinte. These ones will go to that end. Oh, but okay. One will load when it's full, 22 passenger, another one will go. Oh wow. Then it down, then the... Praticamente questi qua, vedi che c'è scritto la destinazione. Sì, aspettano di riempirsi e li riempiono con 22 persone. You can see a lot of plastics everywhere. We have local fishing boats that do go out for fishing at night. But it is because people throw plastic? Plastic, yes, because the government, the local government should be the one arranging this garbage. But from sea offshore, then a lot of garbages are coming. Questa invece è la zona dello street food. Meno male che non ci ha portato qui, perché ci piace generalmente lo street food, ma qui forse per noi è un po' troppo. Hey, un po' troppo ok, street. You make it with you? With you, yeah? The community that people live together. Then any compound will have a gate. That's a gate, then the people will live inside. Okay. Then normally it's in an extended family system. That is the street of the village. It could be a very nice ecology. Yeah. But you can see no one ever stays there and it stays like this forever. Essenzialmente si sono mangiati i soldi e non ci viene nessuno qui. È un peccato perché appunto qui sì, è una zona molto carina e nel verde qui c'è direttamente il mare. Però da